Bella ragazzi, allora Rossi, benvenuti in questo nuovissimo episodio di XCOM Enemy Unknown. Or dunque, dopo le sclerosissime gare su Juice 2, siamo qui per sclerare ancora una volta con i nostri alieni che ci vogliono malissimo. Allora, come siamo messi qua? No, più che altro nelle... Allora, tra 6 giorni abbiamo un satellite e tra 4 giorni abbiamo un nuovo ship in Lega. Siamo messi malissimo, eh. E per quanto riguarda, sai che quasi quasi metto in Sud America un altro falco? Quant'è che costa? Sì, vabbè. Costi iniziali, sì, 40. Vabbè. E vabbè, a questo punto dobbiamo solo fare così, non possiamo fare altro al momento. Oh, grazie. Avanti. Dai, abbiamo un Comandante, satellite. i Sì. nostri satelliti sono pronti e in attesa del lancio. Attendiamo ordini per spiegarli. Sì. Qua adesso mancano i soldi. Nuovo progetto di ricerca. Nuovo velivolo. E se 10 leghe, 75 frammenti. A parte che non abbiamo messo i soldi poi. Allora, infonderia. Ah, ecco. Ci serve il medikit migliorato assolutamente. 4 cadaveri. Abbiamo uno storditore. Shiv con laser, pistola migliorata, Shiv con soppressione, satelliti stesse. Qui mai ci andremo a fare. Vabbè, comunque andiamo a lanciare il satellite. Allora, dove? Vabbè, qui riceviamo soltanto... Ah, addirittura. Andiamo in Russia con ben 150? 150 al mese, insomma. Non è poco, non è assolutamente poco. Andiamo, vai. Nazione russa, vabbè, ci vogliono 3 giorni. Aumento finanziamenti, ok. Se lanciato avremo copertura satellitare sui 2/4 delle nazioni in Europa. Ricompensa 3 scienziate al mese, vai. Satellite lanciato. Senti, lo senti questo suono? Ok, tra 3 giorni, quindi stiamo attenti. Disponibile copertura satellitare su... Russia. L'incapacità di questo progetto a mantenere il supporto di diverse nazioni membro ha notevolmente ridotto l'efficacia di entrambe le entità. L'intera iniziativa è stato il prodotto di un piano mal congegnato, di una serie di semplici malintesi seguiti da una risposta troppo zelante. Riteniamo che la linea Aia. d'azione migliore consista nel cooperare con gli alieni per il miglioramento di tutta l'umanità. Siamo tutti concordi. La strada da percorrere è molto chiara. Russia. Ah, cioè così ho fallito. Ok, qua si è buggato. Allora, io sono sopravvissuto per 153 giorni. Battaglie affrontate 20, battaglie perse 10, alieni uccisi, soldati persi 57, guarda qui. Ah, proprio, così. E niente, allora rifacciamo nuovamente, sia così subito. Facciamo sempre normale. Classico? Sì. Buonanotte. Aspetta, vediamo qua la seconda ondata. Nuova economia.
Cosa fa questo? Saranno casuali. Le reclute avranno caratteristiche iniziali casuali. Quando un soldato verrà promosso, aumenteranno in modo casuale. Le armi avranno una molto più ampia. Vabbè. Altre opzioni quali sarebbero? Se. Vabbè. Niente. Rifacciamo se è tutta standard, perché abbiamo perso. Quindi seconda stagione subito, se è tutta stante. Così è. Avanti. Seconda stagione subito, instant. Vabbè, abbiamo già fatto questo. Allora, la produzione dei velivoli. Ma i velivoli, insomma, manutenzione dei laboratori, fonderia, l'addestramento ufficiali costano, quelli lì costano abbastanza invece. Proviamo in Asia? Così, tanto per. Proviamo, vai. Per questa missione l'area d'ingaggio si troverà in India. Va bene. Abbiamo intercettato una trasmissione locale che indica attività aliene in una... Vabbè, qui sarà veramente una stronzata. Cioè, dai, ma... Strike 1, qui centrale. Siete liberi di ingaggiare qualsiasi contatto nemico nell'area. Non correte rischi. Sono qua dentro. Sono qua dentro, guarda. Cioè, dai, però, cioè, sono rimasto male. Poi anche brutto così, cioè... Così, i primi 4 minuti di video, basta, fallito, così. Vabbè. Abbiamo qualcosa. Vita aliena sulla Terra. Stiamo assistendo a una cosa senza precedenti nella storia umana. Sapete cos'è adesso quello che mi sta un po' sulle palle? Non per qualcosa, ma... Dobbiamo ricostruire tutte le strutture, tutte da zero. Allora, lui lo mettiamo insieme, così questi provano ad entrare insieme. Allora, e questi due cercano di fare copertura dall'esterno. Quindi lei magari si mette... Beh, si mette qua, che così sta... Sta... Gianfilippo. Ok. Cazzo. Allora, uno cos'è, ha fatto il potenziamento? Non ho capito. Occhio. Sono bloccato qui. Porco. Guarda. Quindi quello che lo ha potenziato sta dietro al furgoncino. Adesso tu muori, mi spiace. Ciao ciao bello. Morto e sepolto. Ok. Le loro armi sembrano autodistruggersi alla morte dell'operatore. Dovremmo esaminare tutti i frammenti recuperabili per sviluppare la nostra ricerca. Sì, sì. Questo lo mettiamo di guardia. Ora, non so se questo è messo di guardia. Nel caso io evito. Questo lo mettiamo qua dentro. Lui è messo di guardia, fanculo. Vabbè, non dovrebbe morire, infatti. Vabbè, solo... È solo leggermente ferito, quindi... Vabbè, solita mira di merda. Chi manca? Ok, fatto tutto. So che cosa vuole fare questo. Ah no, ok. Aspetta che questo è messo di guardia però,
Ah no, ok, quello. Ok, la porta chiusa. Questo qua si muoverà. E colpirà lei. Sono sotto tiro! Sono un veggente, sono un veggente. Allora. Guardia. Allora, facciamo una cosa. Tu dovresti riuscire a colpirlo. No, quello lì è troppo lontano. Tu fai guardia. E mentre tu ti metti qua, apri e provi. L'altro, sì. Uccisione confermata. Grande. Così si fa. Però ce ne manca uno, che è qua dietro. E lui lo mettiamo di guardia, anche lui. Vediamo cosa fa. Sei morto. Ah. Ciao, ciao. Ho mancato il bersaglio. Ottimo lavoro, Strike 1. Se posso, comandante. I laboratori sono in stato di massima allerta. Le squadre attendono i suoi ordini. Possiamo iniziare immediatamente a esaminare i manufatti recuperati. Che palle, adesso c'è da rifare tutte le ricerche. Che due palle. Ah. Vabbè, dai. Se va bene, grazie. Vabbè, adesso tutte le cose le saltiamo e andiamo dritti al dunque. I soldati d'assalto sono il nostro fronte. Sono i primi a ingaggiare combattimento e gli ultimi a uscirne. Ok. Gli specialisti in armi pesanti sono una figura preziosa per la squadra. Grazie ai loro lanciarazzi, sono i nostri esperti in demolizioni. Stiamo scaricando i manufatti recuperati. La squadra di ricerca attende i suoi ordini. Inizieremo non appena lo vorrà, comandante. Avanti, progetto. Iniziamo. Otto giorni. Frammenti di armi. Concordo. Questa sembra l'opzione di ricerca più urgente tra quelle attuali. Inizieremo subito. Quando sarà disponibile un rapporto, la avvertirò. Ok. Salve, sì. Medikit, assolutamente. Medikit ci servono e come. Però anche i satelliti, quindi occhio. Allora, quanti soldi abbiamo? Ok. Medikit, vediamo un attimino di medikit. Ne mettiamo. Vabbè, al momento ne mettiamo tre. E iniziamo a costruire anche qualche satellite. I nostri collegamenti satellitari sono a pieno carico. Che palle. Dovremo costruire al più presto altri collegamenti per permettere il dispiegamento di nuovi satelliti. Ok, però scusa. No, non possiamo ancora. Vabbè, caserma, possiamo già ingaggiare dei soldati, però vabbè. Niente, al momento siamo piuttosto messi un po' così. Comandante, abbiamo ricevuto diverse richieste di aiuto. I rapimenti in corso sono segnati sull'olomappa. Vabbè, qui adesso è facile perché il panico è basso, voglio vedere poi. Andiamo a... ci servono ingegneri. Allora, granata. Allora, tu sei assaltatore e la granata ci sta. Tu puoi metterci questo qui. Anzi, facciamo medikit, granata, medikit. Cerchiamo di fare una cosa abbastanza bilanciata. Vai. Questa volta proprio andiamo proprio dritti, eh. Non si guarda in faccia nessuno. Siamo sul posto. Avvia subito. Per la prossima operazione ci recheremo in Cina. Vabbè. Abbiamo intercettato una trasmissione locale che indica attività aliene in una grossa... Vabbè, missione di routine solita.
Avanti. Centrale, qui Big Sky. La squadra sta toccando terra. Attendiamo i vostri ordini. Ricevuto, Big Sky. Vi riceviamo perfettamente. Strike 1 ha luce verde per procedere. Questa è la stessa mappa di quella dove abbiamo fatto la bomba. Dove abbiamo sabotato la bomba, o no? Ah no, ok no. È un'altra mappa ancora. Cioè è abbastanza simile. Vabbè, adesso è una stronzata. Vabbè. Grazie al cazzo. Adesso quello che veramente voglio. Allora, questo non mi può. Non dovrebbe colpirmi da lì. Comunque. Aia! Siamo messi un po' nella merda, eh. Allora, questo potrebbe salire qua? No, non può salire. Sì. Ora facciamo che lo mettiamo qua. Potrebbe. Bersaglio ancora in piedi. Vediamo cosa fanno. Quello colpisce quello. Siamo sotto tiro qui. Quello lì. Ah no, ok. Uno è restato di guardia, forse. No, ok. Sì, forse lui resterà di guardia. Quello qui sparerà qui. Ecco. Questo qua, maledetto. E questo muore. Abbiamo il morto. Ale. Ma se potessimo fare una roba un po' più così. Guardia. Tu ti metti. No, vabbè, devi restare qua e ti metti di guardia. Anche tu potresti restare di guardia qui, eh. Dove cazzo vai? Ma sei cretino. Oh, sto rincoglionito. Allora, uno è rimasto. Però questo non credo che si sposti. Guarda. Bastardo anche lui. Fuoco nemico qui. Adesso il. Esplosione in arrivo. Il muletto esploderà. Sono bloccato qui. Bastardo, eh. Questo resta di guardia. Questo continua ad avanzare. Questa qui, guarda che bella strategia che stiamo facendo. Nel culo. Nel culo. Questo lo dobbiamo assolutamente spostare. Questo però qua. Ora questa ci pensa lui. Quindi lui si mette qua e prova a sparare su di lui. Vediamo se abbiamo culo. Ovviamente no. Ora uno è messo di qua. Ok, uno è messo di guardia. Quindi nessuno si sono sotto tiro. Però ci può anche colpire quello. Esplosione del camion. Non ho capito cos'è che dovrebbe esplodere. Allora tu. No, che ca. Allora. Calmi un po'. X-ray a terra. Adesso tu ti metti qua e occhio. Miri a lui. Quasi inizio a tenere il conto. Però questo è rimasto di guardia? Sì. Vabbè, guardia. Comunque dovrebbe essere dovrebbe restare abbastanza lontano. E infatti, guarda. L'esplosione non l'ha
neanche sfiorata. Certo, se poi uso guardia è ovvio che loro stanno fermi lì. Mica sono scemi. Però loro hanno sparato, quindi nessuno di loro è in guardia in questo momento. E quindi questo lo portiamo qui. E resta di guardia, se questo dovrebbe fare il giro. Tu ti avvicini assolutamente. Vabbè, resti qua. E tu ti metti qua dentro. E di ciao ciao. Ora ne resta uno. Ne dovrebbe restare uno. Cazzo. Nemici pacificati. Ma dove? Che l'hai mancato malamente. Stanno aggirando la mia posizione. Esplosione. Il carburante sta per esplodere. Ho capito. Aspetta, perché non si muove più la visuale qua? E niente, lei è morta praticamente, eh. Ma... Ah, dannazione! Uguale, identico... Come è sempre stato. Ha esaurito le munizioni. Esaurito le munizioni. Sta ceppa ha esaurito. Sta ceppa. Lei muore. A meno che... Ma ci arriva la granata per di là. Non lo so. Proviamo. Avanti. Vabbè, no, però questa dice le granate. Allora tu resti di guardia così. Ok. Vabbè, però se non si muove lei muore. Non è vero. Adesso porca puttana, se non muori adesso che c'ho a 30 centimetri. Missione compiuta. Oh, alleluia. Niente, uno è morto, però vabbè. Adesso la situazione è gestibile per adesso. Grazie a cazzo abbiamo fatto il gioco. Comandante in sala strategica. Comandante. I nostri cecchini sono specializzati nell'infliggere ingenti danni da lontano, ma senza un addestramento adeguato saranno vulnerabili agli scontri ravvicinati. Come intuibile dal nome, i soldati di supporto forniscono un importante vantaggio alla squadra, semplificando la vita ai loro compagni. La ricontatteremo, comandante. Sala strategica, vai. Ogni membro del consiglio vorrà copertura satellitare, perciò dovremo pianificare con attenzione le nostre mosse. Qua l'Egitto è... Allora, proviamo subito... Maestria. Piatto ricco. Allora, uno alla Russia. Ah, qui, allora, uno al Giappone ce l'abbiamo già. Ne abbiamo solo uno in orbita. E ne possiamo fare massimo due. Ok, l'altro dicevo, in Russia. Monitoreremo quel contatto. Vai. Ma dubito che sia legato ad attività UFO. Collegamenti satellitari a massimo carico. Necessari ulteriori collegamenti. Ok. Ora. Faccio ancora fatica a capire cosa gli alieni sperino di realizzare. Oh, che palle. Ci stanno studiando? Perché rapire esseri umani senza alcuna logica apparente? Deve esserci un disegno che non abbiamo ancora individuato. Se facciamo direttamente... C'è ancora spazio per espanderci, ma se vogliamo davvero ampliare le nostre strutture, dovremo iniziare a scavare sotto la base. Purtroppo, più scendiamo in profondità,
più ci verrà a costare. Ora dobbiamo assolutamente fare la rimessa per fare le cose avanzate, armi avanzate, corazze avanzate, tutto. Quindi avanti con la rimessa, ci serve assolutamente. 130, 26 ogni mese. Gli ingegneri stanno per iniziare la costruzione. Quando la nuova struttura sarà operativa, l'avvertirò. Sì, ma non abbiamo più soldi a quello. Il collegamento costa 150. Però, porca boia. Elenco veicoli. Allora, dov'era? In Russia? Asia. Ordine intercettatore. Boh, non ho capito. Cioè, se sinceramente la Russia. Collegamenti satellitari a massimo carico. Appunto, la Russia qua. Ulteriori collegamenti. Ah, forse in Europa. Infatti, sì. Europa. Possiamo provare. Allora. Questo due fa. Selezionando un velivolo specifico nell'hangar, potrà scegliere di modificarne gli armamenti per adattarli alle nostre necessità. Qui potrà ordinare di trasferire i nostri intercettori nelle varie basi sparse per il mondo, ma solo dopo che avremo stabilito una copertura satellitare nella regione desiderata. Dislocando la nostra flotta in vari continenti, avremo maggiori probabilità di intercettare nuovi contatti UFO in tali aree. Io ne prenderei due solo per precauzione. Lo so che andremo a spendere, però guardate la mensile. 315 al mese. Però vabbè, andiamo a spenderli un po' questi soldi. Ora, struttura. Vabbè, struttura. Adesso sinceramente l'unica cosa che ho bisogno è andare avanti. Guarda lì. Abbiamo un nuovo intercettatore. Disponibile copertura satellitare su Russia. Bene. Assegna nuova ricerca, vediamo. Lo scope. Vabbè, questo serve, cioè è il mirino praticamente. Materiali alieni. Guerriglia sperimentale, lento. Se vogliamo giocare ad armi pari, questa qui è utile. Materiali più leggeri. Corazze. Queste sono solamente le corazze, ma noi andiamo con la guerriglia sperimentale. Questa ricerca ha diverse applicazioni possibili. Sono certa che gli scienziati siano ansiosi di iniziare. Quando avremo qualcosa di significativo da comunicare, la avvertirò. Bene. Niente, non possiamo fare niente al momento, bisogna solo aspettare. Ah, la rimessa. Ci si rivede. Nuova rimessa operativa. Stamattina sono arrivati nuovi ingegneri, comandante. Siamo sempre lieti di ricevere altra manodopera. Lo scope è utile. Quindi almeno uno o due. Vediamo quanto costa. Ai, no. Allora, al momento facciamo senza questo. Strutture. Vabbè. Continuiamo allora. Subito. Rilevato contatto. Abbiamo solo questo, vai. Il nostro primo UFO abbattuto. E da qua che ci sarà un altro di questi cosi. Il nostro primo UFO. Eccolo là. Abbiamo avvistato il nemico. Sì, sì, proprio in Giappone. Olè. Ok, grazie. Inviamo subito così, seduta stante. Ok, via. Avanti. Ora. Il luogo della missione è in vista. Scendiamo. Via, subito. Per la prossima missione vi recherete in Giappone. Perfetto. Sembra che gli alieni siano caduti in una zona scarsa. Perfetto. Ora, in questa seconda serie così brutalmente avviata,
Qui Big Sky, ci troviamo a nord dello schianto. Strike 1 è in posizione per ingaggiare. Forte e chiaro, Big Sky. Controlleremo da qui quelle rilevazioni. Strike 1 è autorizzato ad attaccare la nave aliena. Ora, visto che il gioco ci ha brutalmente... vabbè. Ho capito, ma questi... stanno a fare la scampagnata, scusa, non per qualcosa, ma... Stavo dicendo che questo gioco ci ha brutalmente interrotto il nostro gameplay, cioè questo stavamo facendo, cioè la serie. E in questa seconda stagione, che adesso questa è una seconda stagione perché stiamo rifacendo da zero tutto, cerchiamo di sfruttare al meglio tutti i nostri soldi per i satelliti. Perché questo è... Teniamoci d'occhio qua. E dai. E dai, ma come... Ma sei coperto lì? Li posso lanciare un missile, scusa? Ah no, lui è il cecchino, è vero. Fanculo. Chi ha la mitragliatrice? Tu. Potresti lanciare un razzo. Attacco bloccato. Avanti. Razzo vagante! Comandante, la invito a prestare attenzione nell'uso degli esplosivi. Che palle, sebbene ho capito. Indubbiamente efficaci per uccidere gli alieni, distruggono anche i manufatti che speriamo di recuperare dai loro corpi. Ci pensi su. Capito, il pressing, lo so già. Cazzo, quello è ancora vivo. Cominciano a perdere terreno. Come ha fatto a sopravvivere all'esplosione? Mi domando. E qua il cecchino deve... Avanti. Bersaglio ancora in piedi. Vabbè, questo ha ancora... ancora vita sufficiente. Questo si può un attimino avvicinare, ma non chissà quanto però. Vabbè. Chi manca? X-ray neutralizzato. Ci mancherebbe. Tu vai qui, attenzione, e guarda, a parte che loro staranno dentro. Allora, adesso se mi dai il movimento della visuale. Allora, qui è la zona più calda. Quello che potremo fare è spostare i nostri soldati qua e cercare di fare un diversivo. Quindi, almeno uno che di guardia. Allora, tu sei messo malissimo, quindi tu mettiti qua e lo curi possibilmente. Aspetta, lui ci serve. Tornerai a combattere in un baleno. Grazie. Poi ricordiamoci che dobbiamo tenere tutte le risorse sufficienti per creare i medikit avanzati. E quello, cavolo, se ci dà una grossissima mano. Cavolo, sì. Lui lo mettiamo qua su, anche se il cecchino ci starebbe bene. Le rilevazioni non possono essere giuste, altrimenti sarebbe un essere di energia quasi pura. Il cecchino ci stava bene qua. Vabbè, ci mettiamo il cecchino possibilmente. Tu ti metti qua e tu dopo scendi magari.
Ok, tu hai già fatto la tua mossa. Tu ti metti qua. Vabbè, lei comunque è al sicuro, quindi non è un problema per lei al momento. Chiaspa! Stiamo scherzando? A lui devo dargli lo scope, assolutamente. Nemici avvistati. Come fa a vederli da lì che sono distanti? Cos'è? 500 metri? Dico io. Dannazione. Dannazione, sì. Tu resti di guardia. Sì, se quello si muove. Non si muove. Sto bene. Wow. Tu resti lì. Tu sei il cecchino. Questo devi spostarti qua. Cazzo. Lanciamo una cortina fumogena. Fumo di copertura! Qua la strategia è essenziale, ragazzi. Cioè... Ma poi il fiume viola? Scusa? Il fumo viola poi, cioè non bianco, blu, no, viola, vabbè. Al cecchino lo spara. Sono sotto tiro. E adesso ti sposto un attimo. Fanculo. Ce la fai qua? Ti voglio vedere, cazzo! Ci sono! Fanculo! Dai! Dai, cecchino, so che ce la fai! Bravo! Sono occupato. Bravo! Bravo! Ora! Per resistere a un impatto simile a una tale velocità, i materiali usati per lo scafo devono essere almeno un ordine di grandezza superiore agli elementi a noi noti. Sono sotto tiro! No, ma a terra! Infatti. No, ti prego, no! Ho finito il medikit! È questo che non l'ho potuto... Ma scusa, ma ce n'era un altro con il medic? È possibile? Forse è proprio questo. O era il cecchino? Ah no, era forse proprio lui che aveva il secondo medikit. Porca putt. Allora, tu ti devi assolutamente spostare. Sei anche messo discretamente bene. Tu resti lì immobile, ti metto di guardia, il cecchino si sposta, e si sposta, si deve spostare, si mette lì. Fuoco pesante in questa zona. Questi non si muovono. Troppo comodo.
Cazzo! No, qui comunque è fuori dalla sua area. Olè. Cioè, dentro proprio, cioè, non è che fa il giro così, no, proprio dentro così lo fa. E tu cerca di spa... ce la fai. Vacca boia, al 55. Olè. A secco di munizioni. Un'altra attacca da segnare. Adesso? Pensa poi dopo. Allora. Quindi bisogna tenere conto dell'Egitto, il Canada. Poi cos'è lo salto? L'Australia? Che si era tolta dal progetto XCOM. Questo facciamo così. Ok. Vabbè, ferito grave. Quindi soltanto lei al momento. Cioè è attivo. Grazie. Ora, caserma. Hangar, no. Almeno uno scopo dobbiamo farlo. Almeno uno per il cecchino. Vai. E non abbiamo più soldi, sì. Comandante, capisco che per le truppe la priorità sia sopravvivere, ma ogni alieno eliminato con gli esplosivi rappresenta un'opportunità in meno di recuperare nuovi manfatti. Lo so già. Guerra sperimentale, ok. Rapporto del consiglio. Come siamo messi con... Ah no, ok, non possiamo ancora ingaggiare soldati perché ce li abbiamo ancora abbastanza, a quanto pare. Ok, il Falco 1 è pronto. Non succede niente adesso. Soldato è tornato in servizio. Segna nuova ricerca. La fonderia dobbiamo fare anche. La fonderia, assolutamente. Ole. Infatti è questa che stavo per fare. Allora, questo qui è per tenere sotto controllo. Per sviluppare armi e tattiche in più indicative. Beh, comunque questa è la priorità. Ci riproviamo? Questo però è troppo lento. Vabbè, dai. Sospettavo che sarebbe stata una ricerca di massima priorità, comandante. Inizierò immediatamente ad assegnare le risorse. Costruia. Non abbiamo i soldi. Bene. Comandante, abbiamo ricevuto una trasmissione del consiglio. La giro sui monitor. Questa volta proviamo Fionda. Perché la scorsa volta è successa la stessa cosa qua. E noi abbiamo scelto casuale gioco originale. Questa volta proviamo Fionda. Voglio vedere che cosa succede. Amici nei bassi fondi. Ok. Dell'organizzazione della triade si è rivolto a uno dei nostri contatti. Se viene il video se ne scansa rilevanza per noi, sembra essere in possesso di un manufatto unico. Occorre indagare. Vabbè, ricompensa 200, vabbè, eccellente. Meglio. Attendiamo con impazienza i vostri progressi. Questo ci vuole. Poi. Supporto medikit. Voi due, granata. No, solo uno con la granata, mentre un altro si mette. Porca miseria. Un altro medikit. Ok, facciamolo, vai. Allora, medikit, il mirino, medikit e granata, vai. Siamo sul posto. Questa è l'ultima missione. Per la prossima operazione ci recheremo in Cina. Ancora in Cina. Vabbè, scorta il VIP, bla bla bla, ok.
Voi dovete essere i miei contatti. Nessuno farebbe un'entrata così se temesse rappresaglie. Non è molto diverso dall'uccidere un uomo. Non impiegheranno molto a scoprire la mia assenza, specialmente ora che ho con me questa roba. Se mi prendete con voi, è tutta vostra. È il nostro uomo e a quanto pare ha con sé il pacco. Dovremmo farlo arrivare al punto d'estrazione tutto intero. In culo al mondo. I suoi ex superiori, per non parlare degli invasori, lo staranno cercando. Nuovo obiettivo ricevuto. Quindi abbiamo un membro della triade. Vabbè. Allora, il cecchino. Dov'è il cecchino? Datemi il cecchino. E qua dobbiamo per forza. Vieni qua, piano, uno alla volta, Questo resta qua. E lui, questo della triade. Non so dove l'abbia recuperato il mio capo, ma era pronto a venderlo al migliore offerente, senza preoccuparsi dei loro scopi. Strike 1, rileviamo un'ondata di alieni vicino alla vostra posizione. Occhi aperti. Perfetto. Quell'alieno ha un aspetto insolitamente umano. Cazzo. Potrebbero usarlo come unità di infiltrazione. Consiglio di catturarlo per ulteriori analisi. Aspetta che qua è successo il casino. Spara lui. È a terra. Come a terra? Cazzo dici a terra? Questo è morto. La missione sembrava semplice. Effettuare una consegna in un luogo predeterminato. Sì, ma c'è, ma proprio nei luoghi più stronzi. Nei luoghi più stronzi. Grazie, almeno tu. Grazie, almeno tu. Fermi. Stronzi. Stronzi di alieni proprio. Allora, può essere curato. Ma una volta visto il dispositivo, cominciai a temere le implicazioni del nostro coinvolgimento. Ok, può essere curato. Quindi lei resta con noi, ok, che può essere curato. Vabbè, allora, tu facciamo che vai qui. Il cecchino rimane qua. Anzi, si sposta un attimino di qua, siccome. E vabbè, fai così. Tu vai per di qua. Ti allarghi leggermente e guardia. Tutti fermi, mi raccomando. Tutti fermi qua perché abbiamo lui ferito lo voglio curare. Perfetto. Guardia, tu vai. Non muoverti, starai bene. Perfetto. Tu ti avvicini di un'attacca. Cioè ti avvicini, fai così. E guardia. Tu resti così di guardia anche te. No, guardia. Non facciamo... ecco. Ho compiuto molte azioni discutibili in vita mia, ma ora siamo di fronte a un nemico comune. Sì, se stai zitto magari a parlare mi concentro meglio sul da farsi. Allora, lei, White,
deve stare con lui. Quindi lei la portiamo qua. Piano, con calma. Il cecchino si sposta qua. E vabbè, è così. Lei com'è messa? Discretamente. Ricarichi l'arma intanto. Pronti a proseguire. Quindi tu ti metti qua. Perfetto. E abbassi la testa per avere maggiore difesa. E tu ti metti qua. Che cosa vuoi fare? Facciamo una cosa parallela. Ok. Ora. Sì, però in 4 è una cosa un pochino così, a essere onesti. Ho una visuale. Ecco. Occhio. Guardia. Così. Lui al momento è impegnato. White. Può iniziare a sparare volendo. Nessun danno. Perfetto. E il cecchino avanza leggermente. Anzi, un po' più di leggermente, sai com'è. Attenzione, comandante. Il contatto è intermittente. È diverso dagli altri. Intermittente? Che vuol dire intermittente, scusami? Ciò cancella ogni speranza che avevamo di stabilire un modello comportamentale tra le specie aliene. Questo esemplare non assomiglia agli altri. Hanno un alieno per ogni situazione. Peccato. Grande. Grande, 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 grande. Come sei messa tu? Avvicinati leggermente. Fai ancora di guardia. Dov'è il cecchino? Cazzo! Vabbè, fanculo però, Sì. Quasi quasi inizio a tenere il conto. Qui siamo nella merda. Vai. Bersaglio. La cosa bella, sapete cos'è? Ho messo lo scope. Quindi almeno così gli facciamo molto danno. È quello che è. Aia, attenzione. Non vedo niente. Sti cosi. Questa specie di ragno, lo odio. È stato lui la cosa di tutto. Sono sotto tiro. È stato lui la cosa di tutto, di questo cazzo di ragno. È ancora vivo. È ancora vivo.
Dai, dimmi che ce la fai, ti prego. È a terra. Nessun bersaglio, va bene. Devo spostare. Ma come cazzo, dai. Là. Me ne sono occupata. Munizioni meno finite. Male. Sono meno senza. Male. Occhio qua. Insomma, oh. Con quanta le forze nemiche dirette verso di voi, Strike 1. Preparatevi. Tutti di guardia. Bersaglio mancato. Occhio. Di nuovo pronta. Ho finito le munizioni. Non va bene. Granata fumogena. Granata fumogena, vai. Fumogeno! Sto bene. Che culo? Ok. Colpisce. Ai 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 ai. Scusami. Cioè, proprio della serie QQ, Proprio della serie QQ. Arma secco. Spara dalla schiena! Uccisione confermata. Spara dalla fottuta schiena. E ricarichiamo. Di nuovo pronto. Ce la fai? Sì, ok, ce la fai. Vai, corri, 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 scatta, 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 scatta. Vabbè, però dovremo arrivare anche noi, però. Dai, ce l'abbiamo fatta, vai. No! State allerta, Strike 1. Forze nemiche stanno per attaccare la vostra posizione.
ma... Ma io no, l'ho capita questa. Quasi quasi inizio a tenere il conto. Uh-huh. Servono rifornimenti. È qua il coso, perché non... Non funziona? Mi chiedo. Ci sono tutti qui, eh? Che ca... Aspetta, c'è qualche problemino tecnico-tattico qua. Qua mi dicono, eh? Non la continuo. Abbiamo ricevuto rapporti di intensa attività aliena nell'area. Probabili forze nemiche in arrivo sul luogo. Tutti qua sono. Carico è pronto. Facciamolo! Inizio a tenere il conto. Ma io non ho capito qua, cioè, chi è che manca? Nessuno, siamo tutti qua. Aspetta, forse... Cioè, vabbè, io non credo di aver capito. Chi posso curare? Ah, ok. Bene. Tira fuori il coraggio, mezza calzetta. Dai, si è buggato la mappa. Ho provato a ricaricare la partita, non lo so, magari così funziona. Dov'è? Non lo so, magari si è buggato qualcosa. Dai, è lì. Oh! Alleluia! Si era buggato. Sono vivo. Ma adesso tutto è diverso. Curioso il percorso che ha preso la mia vita. Mi sono rivoltato contro dei vecchi amici per sconfiggere un nemico comune. Il dispositivo e il contatto sono al sicuro. Tornate alla base per fare rapporto. Visto? Si era buggata la missione. E l'ho dovuta ricaricare. Vedi? Che sono stato qua mezz'ora a girare. Cioè, vabbè. Grazie al cazzo che, cioè che sono saliti di grado qua. Permette di sparare o mettersi di guardia con il fucile di precisione dopo il movimento. Però questo è... Riproviamo questo. Ogni che può essere usato fino a 3 volte. Questo qua, assolutamente. Altro cecchino. Sì, ma 2 cecchini... Insomma, non è che sono tanto... Ole! Nuova struttura. Ricordi, vi terremo d'occhio. Possiamo vedere cosa abbiamo qua? No, finanze. Diversi membri del consiglio hanno espresso interesse nell'acquisire alcuni dei manufatti che abbiamo recuperato. Tuttavia, dovremmo scegliere con attenzione gli oggetti da cedere. Crisalide. I ricercatori potrebbero non avere ancora scoperto il loro vero valore. Crisalide. È stato il crisalide da quando abbiamo fatto la missione, me lo ricordo ancora. È stato da quando abbiamo incontrato per la prima volta il crisalide che tutta l'XCOM è precipitata peggio di... È precipitata peggio di un aereo, guarda. Ma ragazzi, direi che per questo episodio di XCOM Enemy Unknown è tutto, seconda stagione, così, vabbè, niente, ditemi se
se volete che la proviamo a rifare questa volta con maggiore impegno. Cioè almeno io proverò a farla con maggiore impegno, cercando questa volta di costruire più coperture satellitari possibili. E poi vabbè, anche costruendo cose avanzate con corazze, armi, shiv, eccetera. Quindi, per questo episodio di XCOM Enemy Unknown è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete venire a aggiornare sui prossimi episodi di giochi di Activision, mettete un bel prossimo episodio di XCOM Enemy Unknown stagione 2. Bella!